chi è attivo acquisisce informazioni, queste informazioni per quelle fruibili, come poco fa ho specificato, come hanno fatto i carabinieri, no? Le zone della città che hanno, come dire, sono luoghi elettivi per lo spaccio all'indirizzo di adulti e giovani, quindi non è una novità che l'utenza è anche minorenne, quindi su questo una riflessione la Procura della Repubblica di Terni non può farla, ma deve soltanto limitarsi a coltivare il suo settore, che è quello penale. Ma chiaramente le informazioni ricavabili da un'inchiesta di questo tipo, come di tante altre che ne abbiamo condotto con i carabinieri e con le altre forze di polizia, hanno informazioni utili per fare anche prevenzione. Non lo so, questi quartieri della città andrebbero illuminati, si dovrebbe comprendere chi frequenta quei quartieri, perché li frequenta, se ci sono degli abitué, ci sono degli incontri adulti giovani che rientrano nella regolarità o nella anomalia. Ecco, sono tutte verifiche da fare, così come una verifica di quanti consumatori siano tossicodipendenti, se questa storia di tossicodipendenza abbia avuto esperienze trattamentali, terapeutiche, se c'è stato un fallimento, perché c'è stato, se si continua a fallire. Cioè, questa probation di natura americana, in quanto tale, le prove hanno degli esiti. Si prova, si riprova, ma ci sono ricette, proposte che non spettano a noi. Noi registriamo questi dati perché, acquisendo informazioni, il nostro mestiere per veicolarle chiaramente ai fini delle nostre competenze, troviamo biografie anche penali, non solo sanitarie e terapeutiche, recidive, con recidivanza. Allora, tutto questo, se fatto insieme in un tavolo tecnico, scuola, mondo sanitario, enti locali, però operativi, ecco, con dati alla mano, perché chi amministra la città, che è una cosa molto complicata, abbia strumenti per fare scelte consapevoli, utili per il cittadino, specie per questi giovani. Perché, perdonatemi, lo dico, l'ho detto poc'anzi al vostro cospetto, ma sarebbe interessante sapere questi quartieri come vivono, di cosa vivono, cioè i ragazzi come trascorrono la giornata, perché vedete, io ho notato, vivendo in centro a Terni, che la movida, come giusto che sia, ma il sabato e la domenica, ma siamo in vacanza ormai in luglio e agosto, io vorrei sapere come questi ragazzi vivono gli altri 10 mesi all'anno, cosa fanno nei quartieri. Ma non sono domande che dovete fare a me, sono domande che io faccio a voi. Cioè, io vorrei sapere, come cittadino, perché vivo in questa città, come si vive nei quartieri di Terni, perché francamente nei 10 mesi all'anno non ne trovo di ragazzi nel quartiere dove vivo, nel centro storico. Quindi mi faranno da qualche altra parte questi ragazzi, che non li vedo. Adesso li vedo, ma il sabato e la domenica, o a notte tarda, come è giusto che sia, perché i giovani devono divertirsi. Allora, la domanda non me la do, certo, porre io, però vorrei che ce la ponessimo insieme, perché noi sviluppiamo gli aspetti marginali, grazie a Dio, di questa città civilissima e votata alla legalità. Marginalissima. Ci occupassimo di quei fatti veramente rilevanti, come il chirurgo, no? Cioè, il chirurgo arriva lì dove il male va estirpato, non c'è terapia da fare, ma dov'è il medico di base? Che fa clinica medica, che fa terapia, che fa prevenzione. Quindi, mea culpa, me la ripeto un'altra volta, nel senso che se è necessario, ma alle chiacchiere che seguono i fatti vuol dire essere operativi, sedersi con le carte alle mano, in mano, e dire: questa città la vogliamo monitorare? Qual è il metodo di monitoraggio? È un metodo nuovo? Facciamolo. Ripeto, questo filmato, il video curato dalla compagnia, dal Comando Provinciale Carabinieri di Terni, è uno strumento di lavoro molto interessante. Ecco, io lo vedo per la prima volta, l'avete visto anche voi, i quartieri poi si ripetono. Quindi vorrà dire, perdonatemi, che un po' di giovani sfortunati vivono in quei quartieri e non
a via 11 febbraio, che ne so, o a via o a Corso Tacito, no? Cioè, vivranno in questi quartieri. Cioè, quanti di questi signori tra pusher, tossicodipendenti, sono utenti dei servizi territoriali? Come sono andati questi programmi? Ma non il miracolo, perché l'obbligazione è di mezzo, non del risultato. Cioè, la scienza medica non è che ti garantisce la guarigione, è uno strumento, la terapia è uno strumento, l'obbligo di cure allo Stato per carta costituzionale. Ma vogliamo sapere i fallimenti, se ci sono stati, come sono stati gestiti, cosa si può fare di più? Allora sediamoci attorno a un tavolo. Noi vi offriamo i fallimenti, quelli penali, che sono arrivati addirittura al penale. Ma prima non ci siamo noi. Prima non spetta a noi. E non vogliamo assolutamente giudicare che sia. Non siamo qui a giudicare. Siamo qui a dare informazioni, perché lo Stato, come a me piace dire, va in scena con i terzini, i centrocampisti, gli attaccanti, le riserve. No, questo è lo Stato. Quindi c'è lo Stato centrale, il Ministero della Salute, i dipartimenti regionali della sanità, le aziende sanitarie. Sono questi i protagonisti, no? E quindi questa conferenza, che da 10 anni scopre dei giornali, non si tiene, e vedrete questo gap va recuperato, perché le conferenze, i tavoli tecnici si fanno perché siano operativi e perché si chiudono con delle proposte che non sono chiaramente la soluzione ai problemi, ma è un qualcosa. Quindi chi mi chiedeva poco fa di lassismo, la risposta è no. Io vado a rivendicare l'attivismo. L'attivismo significa mettersi insieme, ammettere le proprie responsabilità, che non fa mai male, e ripartire, e ripartire. Ricordandoci una cosa, che abbiamo partita facile, sembra strano, perché i giovani sono con noi, cioè, sono vittime, persone offese, ma nel contempo sono protagonisti, perché ti raccontano tutto, perché non è dato loro sapere, e non interessa se tutto è penale o non penale, ma non è questo che interessa, ma è uno spaccato di informazioni che a noi serve, ognuno per poterlo veicolare per un lavoro.